Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Crescono i ricoveri e diminuiscono le persone in terapia intensiva in una giornata, quella di domenica, caratterizzata dai pochi tamponi eseguiti. Sono 120 i nuovi positivi, tasso al 9,1%. Il servizio. Resta piuttosto stabile il tasso di positività dei campioni Covid-19 analizzati in Abruzzo nelle ultime ore. 120 tamponi positivi su 1317 eseguiti, il 9,1%, e i nuovi casi hanno età compresa fra i 5 e i 94 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1285. Le persone decedute hanno età compresa fra i 58 e i 94 anni, ma del totale odierno 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.380, meno 161 rispetto a ieri, e aumentano i pazienti dimessi e guariti, più 273, per un totale di 25.208. Purtroppo aumentano anche i nuovi ricoveri, più 6 rispetto a ieri. 471 sono i pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 38, meno 3 rispetto a ieri, con un nuovo ricovero in terapia intensiva, mentre gli altri 10.871, meno 164 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 37.873 i casi di positività al Covid-19 registrati in Abruzzo. Sulmona e Venezia nel panorama della diffusione del contagio da coronavirus nelle carceri. Sono questi due i principali focolai in base ai dati aggiornati all'8 gennaio scorso. Nel carcere di Sulmona i positivi sono 52, tutti asintomatici. In quello veneziano i casi sono 46, nessun sintomatico. Altri focolai sono nel carcere di Lanciano con 29 contagiati e nel penitenziario romano di Regina Coeli 35 i casi. Da oggi scatta la zona gialla in Abruzzo e anche bar e ristoranti possono tornare a lavorare. Non tutti però, molti hanno deciso di tenere abbassata la saracinesca. Il servizio di Giuseppe Dintino. Finalmente oggi è lunedì, come vedete cerchiamo di ripartire ma con molte difficoltà. Potete immaginare. Abruzzo, zona gialla, anche bar e ristoranti possono riaprire, molti però decidono di non farlo. Animare un'attività infatti ha costi che non si è sicuri di riuscire a coprire. È l'incertezza che ci danneggia, dicono gli esercenti. Non abbiamo la certezza e la serenità di poter lavorare come vogliamo lavorare noi. Se devo riaprire comunque il ristorante, devo fare comunque un investimento di rifornitura tra bevande e materia prima, e se non ho la certezza di poter stare aperto per almeno un mese e mezzo, 2 mesi, con la serenità e la tranquillità di poter lavorare, è una spesa inutile che ci risparmiamo semplicemente. Le spese, i fornitori, tutto quello che serve per iniziare a ripartire un'attività, poi se si lavora 2 o 3 giorni, poi ci si sta fermi. Questo lavorare a singhiozzo è molto penalizzante. Voi avete dipendenti in cassa integrazione? Sì, al momento ce ne abbiamo quasi tutti, tranne un pizzaiolo che viene qua dal giovedì alla domenica per fare le pizze per l'asporto, e tutti gli altri sono in cassa integrazione. Ai ristoratori non conviene la riapertura, che tra l'altro, causa coprifuoco, sarebbe limitata al pranzo. Stessa cosa per i bar, specie quelli abituati a fare cocktail piuttosto che cappuccini, per cui rimane l'obbligo di chiusura alle 18. Abituati che io inizio a lavorare dopo cena, immagina tu. Intanto qualche ristoro è arrivato, come quello per la chiusura autunnale, ma si è ancora in attesa di quello del periodo natalizio. Ad ogni modo baristi e ristoratori sono concordi, il risarcimento non è sufficiente. Sono arrivate le prime cifre verso inizi novembre, se non mi sbaglio, anche se è una cifra diciamo abbastanza ridicola. E poi non è più arrivato niente, ci sono stati altri rimborsi che hanno detto che facevano, il 90% sulla filiera italiana, che però ancora si vede, ancora arriva niente. Qualche ristoro è arrivato, ma se pensiamo che in un anno noi bar, ristoratori, abbiamo lavorato forse nemmeno 5 mesi,
capisci bene che quello che ci è arrivato non basta nemmeno a pagare un mese e mezzo di lavoro. E se la zona gialla, seppur per un breve periodo, dovrebbe essere una boccata di ossigeno, almeno ci facessero lavorare anche di sera. È questa la richiesta che arriva da bar e ristoranti. Siamo abbandonati a noi stessi e aspettiamo, che dobbiamo fare? Questa è l'unica cosa da fare. Le modifiche che il governo propone per restringere i criteri e rendere più facile l'accesso alla zona arancione o rossa, prevedendo l'arrivo di una terza ondata già molto presente in gran parte dell'Europa, hanno un senso se si basano su criteri oggettivi e misurabili e come tali comprensibili e intelligibili anche ai cittadini comuni. E quanto ha affermato nel corso dell'incontro tra governo, regioni, province e comuni il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Tra questi criteri non c'è dubbio che il tasso di occupazione dei posti letto sia quello meno manipolabile e di più chiara comprensione. Soprattutto le restrizioni sono sostenibili e possono essere accettate da famiglie e imprese già duramente provate se i ristori e gli indennizi saranno parallelamente congrui, veloci, adeguati. Ci sono categorie ormai al limite della capacità di resistere. Senza nuove e più consistenti iniezioni di contante non potranno reggere ulteriormente l'urto. Una nuova stretta sul settore della somministrazione e ristorazione non può ad esempio essere sostenuta senza nuovi interventi anche sul resto della filiera. Analogo discorso vale per il settore del turismo, in questo periodo in particolare per quello legato alla neve. La proposta del governo di rinviare l'apertura a dopo il 18 gennaio significa per molte stazioni e per il loro indotto la definitiva rinuncia all'intera stagione. Nelle misure da confermare o rivedere con il prossimo DPCM ho chiesto di non prorogare la misura di applicare la fascia arancione nei fine settimana per tutti, lasciando a ogni regione le misure relative alla rispettiva fascia di appartenenza. Sembra aver funzionato il piano trasporti messo a punto dalla prefettura di Teramo nel giorno di rientro delle scuole superiori nel Teramano. Alle fermate degli autobus i vigilantes hanno evitato assembramenti, mentre la TUA ha predisposto 17 bus in più e ulteriori 72 corse sull'intero territorio provinciale. Tania Bonici Castelli. Si torna a scuola finalmente, 6.000 studenti delle superiori rientrano in classe nel Teramano, esattamente il 50% degli 11.562 ragazzi che questa mattina si sono spostati all'interno della provincia, autonomamente o con mezzi pubblici. Alla fermata degli autobus appositi vigilantes hanno impedito assembramenti e assicurato il rispetto delle regole. Tutto sembra essere andato secondo le aspettative. Alla prova dunque il piano trasporti messo a punto prima di Natale dalla prefettura di Teramo in sinergia con l'ufficio scolastico provinciale e le istituzioni. Il piano prevede che le scuole superiori teramane possano dividere gli studenti in gruppi omogenei, prevedendo due orari differenziati d'ingresso per non appesantire il trasporto pubblico. Per quanto riguarda invece le società di trasporto, esse garantiranno la capienza del 50% sugli autobus, mentre la TUA ha già predisposto per la provincia di Teramo 17 bus in più e ulteriori 72 corse. La prefettura ha infatti ribadito la necessità di tale programmazione, visto l'alto numero di pendolari tra gli studenti teramani delle superiori, una cifra che supera il 65% di tutti loro. E se la maggior parte delle famiglie e dei ragazzi è contenta per la riapertura delle scuole, anche con le dovute turnazioni, critico invece lo SNALS, il sindacato scuola abruzzese, che sostiene che la riammissione in presenza, sia pure parziale, degli alunni delle superiori ha il sapore di un azzardo, visti i dati sul contagio del Covid. Diverso il punto di vista espresso dalla CGIL di Teramo, che in una nota stigmatizza il balletto delle chiusure della didattica a distanza. In questo modo si aumenta il divario sociale, si lede il principio della parità delle condizioni di partenza, aumenta la dispersione scolastica, si abbandonano i ragazzi alla solitudine sociale. Conversavano amichevolmente nei pressi di un bar dopo aver consumato senza preoccuparsi di rispettare il previsto distanziamento sociale e di indossare dispositivi di protezione individuale. Sei persone sono state sanzionate ieri dalla squadra volante della polizia dopo essere stati sorpresi davanti a un locale nella zona nord di Avezzano nell'effettuare un assembramento in violazione delle norme finalizzate al contrasto della pandemia da Covid-19. I presenti dopo la identificazione sono stati contravvenzionati ai sensi dell'articolo 4,1 della legge 35/2020, che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.
Sciopero digitale oggi alla riapertura delle scuole superiori degli studenti a Pescara. Una rappresentanza ha svolto un sit-in nei pressi della sede del Consiglio regionale. Paolo Renzetti. Oggi riapertura delle scuole superiori nella nostra regione, c'è però uno sciopero digitale di alcuni studenti, un sit-in nei pressi della sede del Consiglio regionale di Pescara. Quali i motivi di questa protesta? I motivi sono che noi chiediamo un rientro a scuola adesso ma in sicurezza e purtroppo non è stato garantito al 100%. La regione ha provveduto ad aumentare le corse, ad aumentare gli autobus, tuttavia mancano ancora delle certezze che garantiscano agli studenti un ritorno in sicurezza. Si sono già visti fallaci, problemi nei trasporti e il problema più grande è comunque anche quello dei presidi sanitari nelle scuole e di uno screening che purtroppo è iniziato il primo giorno di rientro a scuola e che quindi non garantisce una prevenzione dei contagi. Inoltre chiediamo che si possano fissare degli screening ripetuti e quindi che si continui a prevenire il contagio nelle scuole per tutto l'anno, cosa che non è stata fatta. Voi vi rivolgete alla regione? Vorremmo rivolgerci alla regione, questo purtroppo non è stato possibile. Se oggi siamo qui e se è stato indetto uno sciopero digitale per gli studenti e con i rappresentanti ci siamo trovati di fronte alla regione proprio per chiedere un dialogo con quest'ultimo e proprio per chiedere che venga creato un tavolo per discutere e tener conto delle problematiche inerenti agli studenti che vivono in prima persona questo rientro a scuola. Noi chiediamo di essere ascoltati e chiediamo che le parti sociali, i sindacati, le associazioni e gli studenti vengano presi in considerazione per il rientro a scuola. È scattato lo screening di massa gratuito a Pescara, allestite 3 postazioni e non si esclude che il periodo di test possa durare più di quanto programmato. Vediamo il servizio. Dalle 14.30 di oggi lo screening di massa è anche a Pescara. 3 le postazioni allestite nel capoluogo adriatico dove potersi sottoporre gratuitamente al test rapido, al pattinodromo di Pescara Colli, a Pescara Fiere in via Tirino e alla stazione di Porta Nuova. C'è stato un boom prenotazione anche sull'onda emotiva della potenziale, speriamo che non ci sia terza ondata dei contagi e quindi la macchina amministrativa composta ovviamente dalla protezione civile in primis, dal comune di Pescara con i propri dipendenti, il COC in prima linea per effettuare anche le prenotazioni online perché possono essere fatte sia online ma anche telefonicamente, si è mossa insieme alla Croce Rossa e tutta una serie di altri volontari insieme alla ASL ovviamente per poter dare una risposta massiccia a questo screening che ha l'obiettivo di andare a isolare quelle che sono potenziali contagi da parte anche magari di asintomatici che dovessero risultare da questi test rapidi. Risolto il problema di individuare volontari tra il personale sanitario. Si calcola che saranno oltre 1.100 i test effettuati ogni giorno, il cui esito, se positivo, sarà comunicato nel giro di 3 ore. In caso di positività occorrerà sottoporsi nuovamente a tampone, questa volta molecolare, che se dovesse confermare il contagio sarà inserito nel conteggio del giornaliero bollettino regionale. Per assicurare un corretto svolgimento dello screening, il Comune ha deciso di ricorrere a prenotazioni sul proprio sito web e non si esclude, se ci fosse un'alta partecipazione, di posticipare il termine dell'iniziativa. Andiamo avanti con le prenotazioni perché attraverso le prenotazioni riusciamo a dare un flusso regolato di ingresso, vediamo gli altri giorni, sabato e domenica, come andranno le prenotazioni. Nell'eventualità c'era anche l'ipotesi di poter aprire a tutti, ma lo decideremo solamente nei prossimi giorni quando avremo un impatto delle persone che avranno aderito alla prenotazione. Compiuta, insomma. Questa mattina sono tornati in classe i ragazzi dell'alberghiero De Cecco di Pescara che si sono sottoposti ai test rapidi. Vediamo il servizio. I ragazzi avevano già manifestato da giorni insieme con le loro famiglie il desiderio di riprendere le attività di didattica in presenza. Quindi abbiamo ripreso al 50% delle presenze giornaliere, così come previsto dai DPCM e come anche concordato con il tavolo del prefetto. E diciamo che la didattica in presenza è sicuramente, in questa fase di ripresa di criticità epidemiologica, è sicuramente una grande sfida, ma una
una sfida che noi scuola vogliamo assolutamente affrontare e vincere, perché la didattica digitale può avere un valore per un certo periodo di tempo, può essere uno strumento importante, ma è necessario che sia fortemente integrata dalla didattica in presenza. Questo per una formazione di qualità, questo per un apprendimento efficace. E quindi oggi abbiamo ricominciato. Per quanto concerne i laboratori della vostra scuola, professoressa, le cose come stanno andando? Noi non abbiamo mai smesso, neanche durante il periodo della DAD, le attività laboratoriali, perché i laboratori di enogastronomia, di turismo, di pasticceria, i laboratori di alimentazione sono il cuore della nostra formazione e quindi era necessario, per poter garantire ai nostri ragazzi un apprendimento efficace, continuare con le attività laboratoriali. Proprio in questi minuti gli studenti si stanno sottoponendo agli screening e ai tamponi? Sì, abbiamo allestito presso l'aula di Scienze e Cultura dell'Alimentazione una postazione dove medici e infermieri dell'ASL stanno effettuando test rapidi nei confronti dei nostri studenti. Procederemo con questi test per l'intera settimana. Cambiamo pagina, gli esponenti del Partito Democratico hanno presentato questa mattina a Pescara proposte nell'ambito del Recovery Plan, proposta anche una collaborazione costruttiva alla maggioranza. Vediamo. Finora in tema di Recovery Plan le proposte avanzate dalla Giunta regionale sono carenti di tre requisiti fondamentali: innovazione, coordinamento strategico con la programmazione 2021-2027, concertazioni con le parti sociali. Questo è il giudizio del Partito Democratico, che avanzerà una sua proposta che ponga rimedio a tali mancanze e chiede alla Giunta regionale di aprirsi al confronto con le forze sociali e con l'opposizione nell'interesse dell'Abruzzo. Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza rappresenta una straordinaria opportunità, dicono ancora gli esponenti del Partito Democratico, per costruire l'Abruzzo del futuro, affrontando le tre grandi transizioni dei prossimi decenni: ecologica, tecnologica e demografica. Concentrarci su digitalizzazione, sostenibilità, nuove generazioni, parità di genere, con i grandi progetti che riguardano l'Abruzzo, a partire da quelli infrastrutturali, materiali e immateriali, quindi il cablaggio della nostra regione, l'investimento sul ferro, la trasversalità e naturalmente il corridoio adriatico. Noi oggi ci troviamo a dover proporre un pacchetto di progetti che riguardano la nostra regione per il recovery nazionale, perché invece l'ente regione ha presentato solo un elenco della spesa, non ha interloquito né con le forze sociali né con gli amministratori locali né con le forze politiche, quindi noi siamo parte diligente per dire al governo nazionale che l'Abruzzo non può perdere questo treno. Abbiamo un territorio che ha sia una vocazione manifatturiera e una vocazione industriale, ha sia una vocazione ambientale, perché siamo la regione dei parchi, ma che in qualche modo sconta la mancanza di una rete che metta insieme tutte queste risorse. Ecco, il Recovery Plan ci deve aiutare a colmare questo gap. A quel punto noi saremo la regione, una delle regioni più competitive d'Italia e d'Europa. Ma intanto la nostra critica è dura, perché hanno presentato progetti per 10 miliardi di euro e davvero nessuno se n'è accorto, perché non esiste una priorità in quello svuotamento di cassetti. Hanno lasciato la struttura, la tecnostruttura, lavorare senza alcun tipo di indirizzo politico. Neanche i gruppi di maggioranza sono riusciti a comunicare una sola idea, pur linkando, trasmettendo 10 miliardi di euro di progetti. Noi facciamo il contrario. Vogliamo essere opposizione costruttiva, diamo delle indicazioni importanti, dalla trasversalità alle grandi infrastrutture, alla digitalizzazione, alla telemedicina, alla medicina del territorio, alle questioni legate al sisma, alla carta di Pescara, cioè 5-6 asset o assi in cui poter lavorare per mettere in campo, concertando, le azioni ben precise per rilanciare la nostra regione, sapendo bene che queste risorse sono risorse che prendiamo a prestito anche rispetto al futuro dei nostri figli. Occorre un grande e nuovo patto generazionale per investire, per rilanciare l'economia e investire sul futuro.
Questa mattina presso il Pontificio Seminario Regionale San Pio X di Chieti si è riunita la Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana, la CEAM. I presuri durante la riunione hanno rinnovato il vertice della Conferenza Episcopale Regionale per il quinquennio 2021-2026, nominando come presidente Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila. Il Cardinale Petrocchi succede dunque a Monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita di Chieti Vasto, che ha concluso il suo mandato. Inoltre, nella stessa riunione, Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo metropolita di Campobasso Boiano, è stato eletto vicepresidente e Monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, segretario della CEAM. Ed ora lo sport, ripresa degli allenamenti in casa Pescara. I prossimi giorni saranno decisivi per il tecnico Breda per capire come affrontare l'emergenza in difesa in vista del match contro la Cremonese. E la partita con i grigiorossi può essere un punto di ripartenza per il centrocampista maestro, che dopo un buon inizio di stagione ha accusato una flessione in servizio. È stato uno delle poche note liete del Pescara ad inizio stagione, quando la squadra faticava. Fabio Maestro è stato uno dei più positivi, nonché autore dei primi tre gol in campionato del Delfino, che purtroppo non hanno portato dei punti. Paradossalmente, con il passare delle giornate e la risalita dell'ultimo mese da parte della squadra, le prestazioni di Maestro sono andate incalando. Lo scorso anno a Salerno, arrivato a settembre in prestito dalla Lazio, il centrocampista veneziano di Porto Tolle parla così dell'attuale momento, di Breda e del prossimo match con la Cremonese, con l'auspicio di tornare il giocatore di inizio stagione. Bene, mi trovo bene, è un grande lavoratore, poi anche Veneto, mi sto trovando bene, spero di dargli di più in campo visto che sono stato un po' sottotono in questo periodo. Niente, succede che avendo sempre partite ravvicinate il fisico può calare un po', è normale anche perché le ho giocate tutte. Ora devo ambientarmi meglio nel nuovo modo di giocare e cambio ruolo per ritornare come l'inizio. A Pescara mi trovo super bene anche perché la mia ragazza piace, città non troppo caotica e molto bella, poi il mare fa la differenza in una città. I pescaresi sono molto simpatici, educati e anche non invadenti, quindi diciamo che mi trovo super bene. Dopo tre giorni di riposo la squadra ha ripreso oggi a lavorare in vista del match della penultima d'andata di domenica con la Cremonese all'Adriatico Cornacchia. Saranno giorni decisivi per capire come affrontare l'emergenza difesa con Scognamiglio e Bellanova out per squalifica e con il risico degli infortunati da dipanare, Balzano, Bocchetti, Drudi e Antei. Roberto Breda spera in almeno un recupero, perché un aiuto immediato sul fronte mercato è difficile averlo. La partenza di Salamon rallenta l'eventuale uscita di Okoli dalla SPAL, che ha anche il match di Coppa Italia giovedì. Anzi, il mercato ha tolto un'altra freccia al reparto difensivo con la cessione di Cristian Ventola all'Arezzo, la squadra di Andrea Camplone, che sta per ottenere, sempre dal Pescara, anche le prestazioni di Andrea Di Grazia. Mercato che ha invece portato in casa cremonese il nuovo portiere Marco Carnesecchi in prestito dall'Atalanta, e a breve arriverà anche il centrocampista Paolo Bartolomei dallo Spezia. La novità principale però sarà in panchina con il debutto di Fabio Pecchia al posto di Pierpaolo Bisoli. Entusiasmo vero, grandissima passione, grande voglia. Mi rendo conto che arrivo in un ambiente deluso. La classifica è inaspettata, però la realtà è sotto gli occhi di tutti, quindi dobbiamo rimboccarci tutte le maniche e lavorare sodo, e non vedo l'ora di entrare sul campo. No, noi dobbiamo pensare in questo momento, almeno per quello che riguarda il mio lavoro sul campo, l'obiettivo è Pescara, vivere in questo senso alla settimana, preparare le partite nel migliore dei modi, recuperare gli infortunati, giocatori importanti, fondamentali. In Serie C, pareggio per il Teramo nell'anticipo di sabato con l'Avellino, gara che ha visto il Diavolo raggiunto nella ripresa dalla rete su rigore di D'Angelo, ma anche al centro della difesa Daniele Trasciani, tornato nel suo ruolo naturale di difensore centrale. Ascoltiamolo. La gara è stata buona, per larghi tratti abbiamo dominato, primo tempo abbiamo gestito meglio rispetto al secondo, dove i primi 10 minuti in quarto ora abbiamo subito un po' il loro rientro dagli spogliatoi, però nel complesso alla fine possiamo dire di essere soddisfatti a metà, perché comunque la prestazione c'è stata e meritavamo forse qualcosa in più anche per l'occasione nel finale con Pinsaudi. È stata un po' di sfortuna nel rigore,
e niente, andiamo avanti però consapevoli di quello che siamo e dei nostri mezzi. Della prova personale sono soddisfatto, comunque per me era la prima da centrale nel mio ruolo e quindi diciamo che c'erano delle aspettative maggiori magari rispetto a quando ho giocato terzino. E sono soddisfatto e gli attaccanti sicuramente erano di una buona caratura e non sono stati particolarmente difficili da affrontare, pensavo di incontrare più difficoltà e ho concesso magari qualcosa in cui potevo essere un po' più esperto, però quello credo sia dato anche dalla mia inesperienza e quindi dovrò lavorare in settimana, come mi ha sempre detto il mister, su alcuni dettagli dove sono un po' carente e tempo al tempo. Affrontare un attaccante esperto è sempre più difficile, però io credo che anche se ci fosse stato Maniero avrei potuto fare la mia degna figura, perché comunque non temo nessuno e poi il campo è uguale per tutti, tutti quanti partono dallo stesso livello, partiamo tutti da 0-0 e quindi è sempre una storia a sé. La vittoria è importante e questo manca molto alla squadra, perché comunque quando si vince c'è una carica maggiore e vincere aiuta a vincere, almeno io ho sempre creduto in questo. Però c'è anche da dire che in 7 partite ne abbiamo persa solo una e la nostra striscia di risultati utili è stata comunque ampia, perciò è vero che è mancata la vittoria, però è pur vero che abbiamo perso solo una partita e siamo ancora lì insieme alle altre e possiamo ancora dire tanto a questo campionato. Secondo me per vincere è mancata un po' di fortuna, che serve sempre, e quell'acuto in più che ci portasse al gol, perché comunque la squadra in campo c'è stata bene, abbiamo retto anche nel momento in cui magari soffrivamo di più, ci è mancato un acuto finale che ci portasse alla vittoria magari negli ultimi 10 minuti in cui abbiamo forzato un po' più la mano, però sono convinto del gruppo e tutti quanti noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e perciò sono convinto che la vittoria arriverà. In Serie D sono stati definiti alcuni recuperi per la data di mercoledì 20 gennaio. In quel giorno si disputeranno 3 match. Rieti, Porto Sant'Elpidio valevole per la 5ª giornata e poi Castelfidardo Vastese e Agnonese Recanatese valevoli per la 7ª giornata. Manca l'ufficialità, ma il derby tra Vastese e Castelnuovo della 12ª giornata, programmato inizialmente per domenica prossima, è stato anticipato a sabato 6 gennaio, ore 14:30. Restiamo sempre in Serie D, una tripletta dell'attaccante del Vasto Girardi Mercai condanna il Castelnuovo allo stop interno. Ai neroverdi non è bastato il gol del vantaggio firmato da Foglia. La squadra di Fabio resta dunque a quota 19 punti in classifica. Stefano Recanati. Si affida al turnover mister Guido Di Fabio, che cambia 3 undicesimi rispetto alla gara pareggiata a Genzano, inserendo dal primo minuto Foglia e Manari. Partono dalla panchina di Ruocco e Emili. Al posto dello squalificato San Severino c'è Morganti, in avanti spazio ancora Fagioli. 3 gialloblu oggi in maglia bianca c'è Ruggeri al centro della difesa nel 3-4-1-2 iniziale. A centrocampo l'ex Francavilla e notaresco Francesco Mele, in avanti guida a supporto di Mercai e Salatino. I primi a provarci in avvio sono gli ospiti, con Mele che dalla distanza prova la conclusione facile presa del portiere. Al 9° minuto brutto fallo di Mercai su Terrenzio con l'attaccante ospite, graziato dal direttore di gara. Lo stesso attaccante albanese si rende protagonista al 16° di un tocco Galeotto con un braccio in area di rigore, ma a campo basso di Formia fa continuare tra le proteste dei padroni di casa. Cresce la pressione dei nero-verdi costringendo alla difensiva il Vasto Girardi, andando vicino alla rete al 19° con Tegidio che dalla distanza prova la conclusione sul secondo palo con Guerra che non si fa sorprendere e mette in angolo. Faticano i molisani in questo avvio a tenere il ritmo dei padroni di casa e tremano al 26° quando Terrenzio, da azione d'angolo, tocca quel poco che basta per indirizzare in porta, ma Guerra è ancora attento. Provano a mettere la testa fuori i molisani quando protestano per un atterramento in area di rigore su Mercai, ma anche in questa occasione il direttore di gara fa continuare. Pericolo per i neroverdi al 38° quando Natale si fa sfuggire la presa sul calcio di punizione battuto da Ruggeri, ma la difesa in qualche modo riesce a spazzare poi sulla linea. Prima del finale occasionissima per il Castelnuovo con il nuovo arrivato Manari che prova a giro sul secondo palo con la sfera che finisce di poco fuori. Nella ripresa nemmeno il tempo di riprendere posizione che il Castelnuovo passa in vantaggio, azione insistita sulla destra con Degidio che serve croce, bravo a vedere l'inserimento dalle retrovie di Foglia che di testa insacca le spalle di Guerra.
La gioia del gol però dura solo un paio di minuti quando Mercai taglia la difesa nero-verde e si invola verso la porta avversaria riuscendo a trafiggere l'incolpevole Natale. Proteste in questa occasione dei difensori che chiedevano il fuorigioco dell'attaccante molisano. Partita piena di emozioni e il Castelnuovo ha subito l'occasione di tornare in vantaggio al settimo minuto con Sec, bravo a farsi trovare pronto al posto giusto nel momento giusto, ma la mira del classe 2002 del Senegal è imprecisa. La dura legge del calcio, ovvero gol mangiato, gol subito, si materializza al 17esimo con Mercai che chiede ed ottiene il triangolo da Minchillo e poi fulmina con il mancino Natale per la doppietta personale di giornata. Come a Genzano, il Castelnuovo deve inseguire ed è sfortunato al 20esimo quando Croce dalla distanza si vede ribattere la sua conclusione sulla linea. I molisani giocano di rimessa e vanno vicino al terzo gol al 33esimo con il fantasista Guida che prova a sorprendere dalla lunga distanza Natale fuori dai pali, ma la mira è imprecisa. Di Fabio scende la carta Sbarbati per dar più peso all'attacco e proprio sui piedi del calciatore capita al 36esimo l'occasione più nitida per arrivare al pareggio, ma il tiro non trova per questione di centimetri lo specchio della porta. Al 42esimo ancora i padroni di casa a provarci, questa volta con Di Ruocco, bravo a crearsi lo spazio per il tiro che però risulta debole e centrale, ma le speranze di rimonta crollano definitivamente al 49esimo quando ancora Mercai manda sulla gara i titoli di coda siglando la rete del 3-1 e coronando una bellissima azione personale. Amarezza al 91esimo in casa Castelnuovo che con questa sconfitta casalinga butta alle ortiche l'occasione per riprendersi la vetta del girone. Umore differente per i molisani che rosicchiano punti preziosi in classifica e si avvicinano al ridosso della zona playoff. Finisce qui questa seconda edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi focalizzata sul mercato e focalizzata anche sulla ripresa del campionato domenica con Pescara Cremonese. Il TG6 invece torna alle ore 23 con la terza edizione. Grazie per l'attenzione e buona serata.